Purtroppo è successo che c'è stato il crollo di una porzione di palazzina nel centro storico di Borsano, via San Pietro, pare ormai accertato per una fuga di gas. L'esplosione è avvenuta verso le 6.45 di stamattina e purtroppo allo stato dell'arte dobbiamo dire che ci sono due persone decedute nel crollo. Abitavano in quella porzione due nuclei familiari, uno cinese composto da 7 persone, nel momento dell'esplosione pare che ne fossero presenti 5, 4 sono illesi, oggi sono in commissariato col supporto psicologico messo a loro disposizione, la ragazza purtroppo di 19 anni è deceduta, così come è deceduto un ragazzo italiano che abitava a Panoterra, Andrea Rosignoli di 30 anni. Oggi è nata un'indagine su cui naturalmente stiamo accertando, io ho chiesto un report dell'azienda del gas, al momento l'unica certezza è che ieri in via San Pietro e in Borsano abbiano fatto delle verifiche, al momento non risulta alcun collegamento, ahimè so che può sembrare strano, ma ci sono purtroppo degli approfondimenti di cui io mi sono fatto garante e su cui sta indagando la dottoressa Polidori. Quindi al momento non è ancora chiaro se l'esplosione sia avvenuta all'interno o all'esterno dell'abitazione? No, è chiaro che è avvenuta all'interno, è altrettanto chiaro che all'interno non si sa se siano potute entrare le maestranze di Agis. Ieri sera quando siamo rincasate verso le 10:30 abbiamo sentito un forte odore di gas, soprattutto all'angolo qui della strada, e per cui abbiamo pensato di attivare qualcuno, abbiamo chiamato l'Agesp, che è l'azienda qui a Busto che si occupa del gas. Hanno detto che c'era un contatore di quella casa l'interessata che è crollata, che girava a manetta, così testualmente hanno detto. E dopodiché noi siamo ritornati in casa e prima della 1 abbiamo sentito che non c'era più rumore di martello pneumatico, quindi abbiamo pensato che avessero attuato le cose opportune. Questa mattina quando ci siamo alzati, mio marito stava per uscire per andare al lavoro, io aprivo la tapparella e ci siamo visti, mi dice: guarda, si sente di nuovo un odore molto forte come ieri sera. Ho detto sì, è proprio come ieri sera. Non sono passati 5 minuti, il tempo di scendere, stavo preparando la colazione, 5-10 minuti, abbiamo sentito questo boato incredibile e ci siamo resi conto di quello che c'era in strada. Secondo lei si poteva evitare? È brutto dire queste cose, bruttissimo. Io ho chiamato chi pensavo di dovere, eventualmente non so cosa dire. Non sono passati 5 minuti, il tempo di scendere, stavo preparando la colazione, 5-10 minuti abbiamo sentito questo boato.